Claudio, Claudio è il direttore sportivo. Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Ante Coric e William Biandà. Lascio la parola al direttore sportivo Monchi. Buongiorno, oggi come novità sarà Claudio chi risponda alle domande del mercato. No, fuori dal scherzo. Siamo qui per la presentazione di Ante Coric e di William Biandà, che sono un esempio di quello che la Roma vuole fare nel futuro, no? La mia forma di lavorare, no? Prendere giocatori che sono pronti, come il caso di Marcano, Mirante, Cristante, Javier Pastore, e dei giovani che hanno un futuro avanti molto importante. Sono contento di avere la possibilità di presentare oggi Ante a William, perché non è stato facile prenderli perché erano tanti squadre che volevano i due giocatori, per questo sono contento di essere qui oggi. Possiamo iniziare con le domande. Paisano, Roma Radio. Buongiorno, intanto comincio con Coric, benvenuto e buongiorno. Ti chiedo, sei già qui da una settimana, ti sei già allenato con De Rossi ad esempio, hai visto Trigoria, ti chiedo quali sono le tue sensazioni arrivato in un grande club come la Roma? At first, buongiorno, and yeah, it is a pleasure to train with such a player, and I'm very happy to be here. And I can't wait to start more and more. And when the season starts, I'm ready. Prima di tutto, buongiorno a tutti. Per me è un piacere, un onore allenarmi con giocatori del calibro di Daniele e il resto della squadra. Molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare e che questa stagione abbia inizio. Direttore, volevo chiederle se dovesse paragonare a due calciatori già presenti in rosa, Biandà e Coric, a quali giocatori li paragonerebbe, così per farli conoscere meglio anche ai tifosi? Purtroppo non mi piace comparare i giocatori, no? Perché credo che ognuno è differente altro, no? Loro hanno fatto il suo percorso ante Croazia e lui a Francia, e credo che sono giocatori che ancora hanno un margine per fare una crescita, ma hanno tante qualità. Lui è un difensore, William è un difensore centrale con buon piede, forte fisicamente, anche veloce, che ancora, come ho detto prima, ha margine per migliorare. E Ante è un giocatore di una qualità, grande qualità, grande personalità, buon piede anche, e che penso che qui deve migliorare anche a livello fisico, ma con un percorso avanti molto molto importante. Calicchia, Roma TV. Una domanda per Biandà. Sei giovane, il salto dall'Hans alla Roma è notevole. Con che spirito, con che stato d'animo inizi questa avventura? Tout d'abord, bonjour. C'est vrai que le passage de Lens à la Roma, c'est un grand changement. Mais je pense que ça va bien se passer. Je suis content d'être ici. Et comme vous avez dit, la Roma, c'est un grand club et c'est un honneur d'être là. Sì, buongiorno a tutti. È vero, il passaggio dall'Hans alla Roma suppone un grande cambiamento per me, e spero e credo che tutto andrà per il meglio. Sono molto felice di essere qui, di essere in un grande club, è sicuramente un onore per me. Una domanda per il direttore Monchi. Lunedì inizia ufficialmente il ritiro. Crede di aver consegnato a Di Francesco una rosa già completa o manca ancora qualche tassello? Credo che abbiamo fatto quello che abbiamo nella nostra testa
per arrivare a questo momento, ma penso che una società come la Roma, un club come la Roma, mai si può fermare e deve continuare lavorando, guardando tutto, no? Io penso che fino alla fine del mercato sempre avrà le possibilità di prendere giocatore. Così abbiamo fatto ieri, no? Approfitto per annunciare che abbiamo fatto l'acquisto del terzo portiero della società, della squadra, Fusato, portiero brasiliano, under 97, 21 anni, che gioca a Palmeiras, settore giovanile, e lui arriverà i prossimi giorni. Questo significa che mai siamo fermati. Come ho detto prima, la Roma fino alla fine del mercato sempre sarà pronto per capire se c'è qualcosa interessante da prendere. Mangiante, Sky Sport. Sì, una domanda rapida per entrambi. In Francia hanno già paragonato i giornali francesi, almeno ho letto così, Biandà a Varane. Volevo sapere se è il suo punto di riferimento. E lo stesso per Ante Ćorić, se il suo modello di crescita è Modric, visto che tanti lo hanno paragonato a lui in Croazia, e se ti senti più regista o mezzala. C'est vrai qu'en France, on me compare à Varane parce qu'on est issu du même club, du même centre de formation. On a eu la même formation, c'est vrai. Il fait partie des défenseurs que j'aime bien. Sì, è vero, in Francia si fa spesso questo paragone, probabilmente perché veniamo dallo stesso club, abbiamo fatto tutti e due lo stesso settore giovanile, senz'altro lui è un campione già affermato ed è uno di quei difensori che io, a cui io guardo. In questo periodo che sono in Croazia, devo fare una comparazione con Modric. Your role model player, and do you feel more a playmaker or an offensive midfielder? Yeah, of course I like Modric. He is the best player of Croatia, I want to say that. And of course when they say I play like him, I have the style like him, I'm very happy with that, but I must improve more and more and to show on field what I have to do. And I'm very happy when you say Ćorić, Modric, but I'm more low than him and I must train to get on the same or maybe to go with him to play and we will see. Beh, certamente il paragone con Modric mi lusinga. Modric è il miglior giocatore croato. È vero, spesso dicono che il mio stile si avvicina a quello suo, ma io devo ancora crescere, migliorare molto e soprattutto dimostrare in campo quello che valgo. Ripeto, è un paragone che mi rende molto felice, ma io sono ancora di un altro livello e devo lavorare molto per raggiungere il suo livello o almeno per avvicinarmi. Curiosità per il direttore Monci, volevo sapere se è rimasto sorpreso dall'operazione Cristiano Ronaldo. Lei lo conosce bene, se può portare tanto non solo alla Juventus, ma proprio al sistema calcio Italia. Mi ha detto se si era sorpreso. Se è rimasto sorpreso, ecco, da questa operazione. Non ho avuto tempo di valutare perché per fortuna ho tanto lavoro da fare qui alla Roma, no? E sono concentrato nel mio lavoro. Se alla fine arriva, penso che per il campionato italiano è buono, no? L'arrivo del giocatore importante è buono, no? Credo che quello che ha fatto Cristiano nel passato è importante e mi sembra che è buono per il campionato italiano, ma veramente no, ti posso fare una valutazione più profonda perché è stato molto impegnato negli ultimi giorni. Moio, il romanista. Buongiorno direttore, la prima domanda è per lei e vorrei sapere a che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Florenzi.
Praticamente allo stesso livello della ultima conferenza stampa che abbiamo avuto per presentare a Javier Pastore, no? Non abbiamo andato avanti molto, no? È una negoziazione difficile, no? Perché Florenzi è un grande giocatore. Penso che la Roma ha fatto una offerta molto, molto interessante, una grande offerta, ma capisco che lui ha la sua richiesta, no? E stiamo lavorando, sono fiducioso, ma è vero che, per dire la verità, non ha cambiato tanto negli ultimi giorni. Insisto, noi abbiamo fatto una buona offerta, un'offerta credo che giusta, importante, ma capisco anche che la sua richiesta sia superiore. No? Ma c'è un ultimatum oppure la Roma lo aspetterà? Mai. No. Con Alessandro mai avrà un ultimatum. Alessandro è un figlio cresciuto qui alla Roma. Che succeda quello che succeda, sempre uscirà per la porta più grande che abbiamo qui. No? Io aspetto e sto lottando tutti i giorni per farlo rinnovare. No? E sono fiducioso, ma è vero che manca ancora un po'. Ok, grazie. Mentre invece per entrambi i calciatori vorrei sapere quanto è stato importante per voi trovare Daniele De Rossi il primo giorno di allenamento e che tipo di esempio può essere il capitano per voi, che siete molto giovani in questa squadra? C'est De Rossi est un très très grand joueur. C'est une légende ici. Arriver le premier jour et s'entraîner avec lui, c'est un honneur, c'est une fierté. Et il m'a tout de suite mis à l'aise. On a parlé tranquillement et j'étais très content. Cioè sì, certamente è molto importante per un giocatore giovane arrivare qui, trovarsi subito Daniele De Rossi, è un onore, un orgoglio, mi ha subito messo a mio agio, abbiamo anche chiacchierato un po'. How important is it for you to arrive in Trigoria and to find Daniele De Rossi training here? How important is it for a young player, you know, to have him as a model? Yes, it's very important to have such a captain, and when I met him I was very 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 happy and it's such a good player and we can learn about him, about the character, about the player and that's it. Mm-hmm. Cioè sì, è sicuramente molto importante avere un giocatore così importante come lui, incontrarlo subito, il capitano della squadra. Quando l'ho incontrato sono stato davvero molto felice, è un calciatore dal quale possiamo imparare sia sotto il profilo caratteriale che ovviamente sul piano calcistico. Piacentini, il Corriere della Sera. Eccomi, buongiorno, salve. Allora, per entrambi i calciatori, visto che arrivano poi in dei reparti dove c'è molta concorrenza, volevo sapere quali erano le loro aspettative in termini di crescita, in termini di presenze, se ce le hanno. E Coric, riprovo a fare la domanda che ha fatto prima il collega, come si colloca in mezzo al campo, in che ruolo, regista, mezzala, trequartista? Mm-hmm. See, so speaking about the position on the pitch, you know, in midfield there's a big competition, so what are your expectations? How many matches do you expect to start? Your perspectives in terms of development? And then if you prefer to play as a playmaker or as a more offensive player just behind the strikers? Yeah, at first I want to start the training and to show on the field what I have to show. And the coach must say how much I play and everything. And my position is attacking midfield, but I must improve defense. And yes, what I just say, the coach will say how much minutes I have and everything. Mm-hmm. Cioè, prima di tutto voglio iniziare ad allenarmi e dimostrare in campo quello che so fare, poi sarà l'allenatore a decidere quanto giocherò, quante partite inizierò, quanti minuti potrò fare. Il mio ruolo è quello di un centrocampista offensivo, ma devo sicuramente migliorare anche sulla fase difensiva e in ogni caso il mio impiego dipenderà dal mister.
difficile à jouer dans une position où il y a beaucoup de concurrence et quelles sont tes expectatives à attendre face à la saison en termes de croissance, de te développer comme un joueur. Si il y aura beaucoup de concurrence en attente, quelles sont tes expectatives si tu veux jouer dans le match? Oui, bien sûr, il y aura beaucoup de, il y aura de la concurrence comme dans chaque grand club. Je suis jeune, j'ai 18 ans. Je vais apprendre au sein des plus anciens, m'expérimenter pour que quand le coach fera appel à moi, je serai prêt à être performant. Sì, è vero, ci sarà grande concorrenza come succede in tutti i grandi club. Sono un calciatore giovane, ho 18 anni, devo imparare molto dai giocatori più esperti, di modo che quando il mister mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto. Per il direttore, immagino se l'aspetti un po' la domanda, ieri sera è terminato il mondiale di Alisson, aveva detto lui stesso che si sarebbe fatto un punto sulla sua situazione al termine del mondiale. Io volevo sapere da lei com'è oggi la situazione di Alisson e se nella sua testa, nella testa della Roma, c'è un prezzo per il quale siete disposti a farlo partire. Prima di tutto mi dispiace quello che è successo ieri, no? Perché ieri tifava per Brasile, anche per Alisson, no? La risposta su Alisson sarebbe la stessa che ho fatto su Florenzi, non c'è nessuna novità perché fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta né niente, no? Per questo dire che abbiamo la testa a un prezzo sembra strano, no? Perché se non abbiamo avuto nessuna offerta non dobbiamo valutare nessun prezzo, no? La nostra idea è che Alisson adesso va in vacanza e rientra con la squadra una volta che finisce la sua vacanza. No? Non c'è altra idea, no? Avrebbe, non so come si dice italiano. Ci sarebbe altre situazioni. La valuteremo, ma oggi posso dire che non ha cambiato niente rispetto all'altro giorno, no? E non è arrivato niente. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno, io volevo chiedere ad Ante Koric, da giovanissimo, se non sbaglio, quando avevi 14 anni ti sei trasferito al Salisburgo, hai fatto un'esperienza internazionale già importante, ecco, se ci puoi raccontare come è andata quell'esperienza lì, che se non sbaglio è durata un paio d'anni, un paio di stagioni, e che cosa ti ha dato anche nel processo di crescita e di maturazione, visto che l'hai fatta proprio da giovanissimo e ha contribuito. Yeah, I want to say Red Bull Salzburg, thank you for everything, and it was very nice in this club. And I was 14 years, I think I improved very well there, and it's a nice experience. And it was like 4 years, then I go to Dinamo, but it was very nice. Sì, in particolare al Red Bull Salisburg, anzi colgo l'occasione per ringraziarli, lì sono stato molto bene, ero molto giovane, avevo 14 anni, sono trascorso lì 4 anni, mi sono serviti a crescere molto e dopo quell'esperienza mi sono trasferito alla Dinamo. E invece al direttore volevo chiedere, alle 4 si gioca Inghilterra-Svezia, c'è Forsberg, la guarderà con un occhio interessato, può essere lui una pedina anche su cui la Roma può investire per il futuro? Guarderò la partita perché è una partita interessante, ma io a Forsberg lo conosco bene, non bisogno vederlo oggi, no? Voi sapete che se avete letto il metodo di Monchi, sapete che non mi piace per niente prendere i giocatori perché fanno un buon mondiale, perché credo che sono tante cose che cambiano, no?
ma lui è un giocatore forte, ma come tanto, no? Che hanno il mondiale. Dobbiamo differenziare giocatore che mi piace e giocatore da prendere, perché sennò dobbiamo fare una rosa di 100 giocatori, no? Forbe mi piace, anche ho letto che al mister, ma questo non significa che domani andiamo a prenderlo, no? Ieri ha giocato un ragazzo a Belgio che mi è piaciuto anche, un Hazard, credo che si chiama, no? Ma non lo prendo sicuro, magari. Per questo dico che Forbe mi piace, ma non significa niente, veramente. Grazie. Vai da Corriere dello Sport. Buongiorno, benvenuti entrambi. Per Cioric una domanda sulla sua esplosione quasi repentina quando era molto giovane, è arrivato anche alla nazionale. Poi anche l'allenatore, io ho avuto modo di parlare col suo ex allenatore Zvitanovic, che mi ha detto non vi aspettate troppo subito da questo ragazzo perché ha bisogno di tempo. Vorrei capire cosa è successo nell'ultimo, diciamo, anno e mezzo, hai visto la Croazia comunque sta andando molto forte al mondiale, come mai non hai perso la nazionale, ecco. You had an incredibly remarkable rise. You were very young, you were called up by the national team. I had a chance to speak to your former coach, who told me don't expect too much too early from your coach. So now coach has done very well at the World Cup. How come you were not called up for this tournament? Why over the last 1 year and a half you have been played for the national team? Why is that? Yeah, I know my coach was Cvitanović when I was at Dinamo, and I don't want to say it was not good with him, but at this time I was not on my form, or I didn't play very much, and there are some reasons, but it's not to speak, and I will improve myself now, and I'm now in a new club, new everything, and I will show myself. I don't want to comment coach Cvitanović. Dice sì, il mio ex allenatore Cvitanović della Dinamo, sì è vero, sotto di lui non ho giocato molto, ci sono dei motivi, però ecco, preferisco non entrare nei dettagli, adesso sono arrivato qui in un nuovo club, tutto nuovo, con molta voglia di dimostrare quello che valgo. Invece a Biandà volevo chiedere, a 18 anni di solito un calciatore passa prima per le grandi squadre del proprio paese, come mai subito la Roma e non magari il Monaco, il PSG, il Marsiglia? È stato molto bravo Monchi o qualcuno non si è accorto di te in Francia? Tout d'abord, j'ai choisi l'AS Roma parce que le projet sportif est pour moi était le meilleur pour la suite de ma carrière, de ma progression. Et je n'ai pas du tout hésité à rejoindre le club. Et voilà. Sono qui alla Roma anche perché aveva il progetto migliore per la mia carriera, per la mia crescita futura. Quindi ecco, sono in un grande club e non penso ad altro. E a direttore Monchi volevo chiedere se Mertens è un obiettivo della Roma? No. Grazie. Trinca, Teleradio Stereo. Buongiorno, una domanda per Ante Cioric. Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma e secondo te perché un giovane calciatore dovrebbe scegliere un club come la Roma? Why did you choose Roma and why should a young player choose a club like Roma? I chose Roma. When I hear Roma, I was like, whoa. And it is the biggest club what I know now. And I just want to, what I say, I just want to show myself here. And that's it. Roma is a big club, big club, big club. And I like it here. When I hear Roma, I just say yes. Diciamo, ma personalmente ho scelto la Roma perché non appena il nome della Roma era stato accostato ho fatto wow, la Roma è un grande club, ripeto per l'ennesima volta, così voglio dimostrare il mio valore, per me la Roma è un grandissimo club e non ho esitato un momento. Per il direttore innanzitutto buongiorno,
Biandà è un calciatore molto, molto giovane. Nella politica della società per la crescita di questi profili si pensa ad un anno con la prima squadra oppure c'è anche l'ipotesi magari di un prestito per fare maggiore esperienza? No, l'idea è lui rimane qui e lavora, no? Credo che sarà difficile trovare miglior insegnante che lavorare con Di Francesco, no? Lui ancora è un ragazzo, no? Ma che ha tanta potenzialità, no? Penso che bisogna lavorare e credo che dove meglio può fare la crescita è qui alla Roma. L'ultima, Parisi, Centro Sono Sport. Mi ricollego alla risposta del direttore per fare una domanda ad entrambi. La prima impressione su Eusebio Di Francesco e se vi ha detto già qualcosa in particolare? J'ai parlé un peu avec le coach, oui. Ça a l'air d'être un coach qui bosse beaucoup sur la formation. Il a l'air sympa, mais ça se voit qu'on va beaucoup travailler. Sì, ho avuto modo di scambiare qualche parola con il mister. So che è un allenatore che lavora molto e molto bene con i giovani, con me è stato subito simpatico e mi ha detto che lavoreremo tanto e duramente. Yeah, I have a little chat with the coach and it's a nice chat, like every player speak with the coach and I just wait and that's it. Yeah, I meet the coach. Mm-hmm. Cioè sì, ho incontrato il mister, abbiamo scambiato qualche parola, non soltanto io, un po' tutti i nuovi arrivati, e è stata una chiacchierata interessante e gradevole. Invece per il direttore formulo una domanda simile a quella del collega. Mertens, no, ma Ziyech è un obiettivo concreto? No, adesso la posizione di Hakim siamo più o meno pronti, no? Un giocatore che mi è piaciuto sempre, no? E che non posso dire no al 100%, ma è vero che oggi abbiamo nel suo ruolo tanti giocatori, no? Grazie a tutti. Grazie. Vale.